Salve, benvenuti al Vega Talk. Oggi parleremo di gradi di protezione IP e tecnica di misura, nonché di acqua e di questa idropulitrice. Rimanete sintonizzati. I sensori che effettuano la misura nei processi industriali sono spesso esposti per anni agli influssi più diversi. I sensori all'aperto devono fare i conti con vento e pioggia. La tecnica di misura nei processi igienici, ad esempio dell'industria alimentare e farmaceutica, è soggetta a intensi processi di pulizia. In certe applicazioni, i sensori sono addirittura immersi nell'acqua. Per assicurare un funzionamento affidabile dei sensori per molti anni, si deve impedire la penetrazione sia di liquidi sia di corpi estranei, come ad esempio la polvere. Esistono norme internazionali che regolano questi requisiti, tramite i cosiddetti gradi di protezione IP. La prima cifra descrive la protezione contro l'ingresso di corpi estranei. La seconda cifra descrive la protezione contro l'ingresso di acqua. Come devono essere costruiti e testati i sensori per soddisfare questi requisiti? Ce lo spiega Simon del reparto controllo qualità. Puoi farci vedere come si presenta una custodia e dove possono penetrare polvere e liquidi? Certo. Potenziali punti deboli sono ad esempio le aperture per il passaggio di cavi o le guarnizioni. I nostri sensori sono testati conformemente a IP 66, 67, 68 o 69. Facciamo testare esternamente la protezione contro i corpi estranei, mentre eseguiamo autonomamente tutti i test legati alla protezione contro le infiltrazioni d'acqua. Possiamo dare un'occhiata? Certo, vieni con me. IP66 significa che il sensore deve resistere a forti getti d'acqua. Lo spruzziamo dunque con 100 litri d'acqua al minuto ad una distanza definita di 2,5-3 metri con l'ugello prescritto nella norma. Per IP69 il sensore viene sottoposto all'azione di un getto di vapore per 3 minuti con 15 litri d'acqua calda al minuto ad una temperatura di 80 gradi centigradi. Gli strumenti sono decisamente robusti. E come fate a garantire che i sensori resistano all'immersione temporanea o permanente? Funziona con l'aiuto di un'autoclave. Per i tipi di protezione IP67 e 68, i sensori vengono immersi nell'acqua in questa autoclave. L'autoclave viene messa sotto pressione e anche in questo test l'acqua non deve penetrare all'interno. E qual è la differenza tra IP67 e IP68? IP67 viene sempre testato con una sovrapressione di 100 millibar, ovvero come se si trovasse alla profondità di un metro. IP68 viene testato con una sovrapressione maggiore rispetto a IP67. Questa pressione deve essere sempre indicata. Grazie per le informazioni, Simon. È davvero impressionante tutto quello che dovete fare affinché i sensori funzionino in maniera affidabile. E ci sono molti altri test. Verrò a trovarvi nuovamente per dare un'occhiata al resto. Volentieri, sei sempre il benvenuto. Iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei nostri video. Alla prossima!